Buonasera, buon pomeriggio, siamo collegati dal Centro Studi Piero Agobetti, dalla casa di Piero Agobetti in via Fabro 6 ed è con noi la professoressa Nadia Urbinati. Con lei proseguiamo la nostra inchiesta sulla politica in Italia e affronteremo il tema deresponsabilizzazione dei partiti e trasformazioni della democrazia. Do il benvenuto a Nadia Urbinati. Buonasera. Buonasera, con cui come centro studi e anche sul piano personale e amicale abbiamo una consuetudine di lavoro e di attività che dura da tempo. E prima di presentare il tema della sua conversazione, dico due parole su di lei. Nadia Urbinati è professore di teoria politica presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Scienze Politiche alla Columbia University. Nella stessa università ha ricevuto la cattedra nominale dedicata a Neil and Herbert Singer come riconoscimento per l'alta qualità del suo insegnamento di Nadia Urbinati. Si occupa di pensiero politico moderno e contemporaneo e in particolare di teoria democratica, repubblicana e liberale. Alla Columbia University ha diretto il seminario di facoltà sul pensiero politico e sociale e ha fondato e diretto il workshop Politiche, Religioni e Diritti Umani. Prima del 1996, anno in cui ha iniziato l'insegnamento alla Columbia, Urbinati è stata lettrice alla Princeton University, poi professore a contratto alla New York University, ha insegnato di New York, anche alla University of Pennsylvania e ha inoltre insegnato all'Università di San Paolo in Brasile e collabora, insegna in Italia alla Scuola Normale Superiore Sant'Anna di Pisa. Mi fa piacere ricordare che Nadia appartiene alla famiglia Agobettiana, diciamo, la famiglia Agobettiana in senso lato, che è fortemente segnata dalla formazione comune alla scuola di Norberto Bobbio. Nadia, collegandoci dal Centro Agobetti, non possiamo non dirlo, ha dato un importante contributo all'introduzione del pensiero liberale di sinistra, liberal socialista, socialista liberale nel mondo anglosassone, ha partecipato al grande convegno per i 100 anni della nascita di Piero Agobetti, lo ricordi questo libro, sì. Nadia, dove lei si occupa del liberalismo del mondo anglosassone in relazione a Agobetti e ha curato, do queste informazioni che sono utili per i gobettiani e i gobettologi, ma per chi è interessato, questa antologia di Piero Agobetti negli Stati Uniti. Uno dei segni della personalità con cui dialoghiamo questo pomeriggio, questo libro ha una sezione che io voglio ricordare col mio inglese zoppicante, Men, Women and Ideas, ed è il segno di una sensibilità, diciamo così, della nostra amica, che adatta la rubrica gobettiana degli anni 20, uomini e idee, ai tempi moderni, aggiornandola in uomini, donne e idee. Nadia Urbinati è una delle voci del dibattito pubblico in Italia, scrive su Domani, e interviene, è una delle protagoniste della discussione sul tema di cui ci occupiamo questo pomeriggio, dove va la politica in Italia. Questo tema è un tema a cui
Urbinati guarda con gli occhi della scienziata politica, cioè quindi chi vuole approfondire ha a disposizione numerose pubblicazioni sul tema, ne cito solo qualcuna, per esempio in una lista che avevo preparato prima e dopo la brutta china della democrazia italiana. Ecco, diciamo, quanto è brutta o quanto è diventata più brutta questa china, è la prima domanda che ti farei, perché questo libro è del 2011. Poi venendo più avanti negli anni, mi limiterei a citare tra gli ultimi il libro sul populismo, Io il popolo, come il populismo trasforma la democrazia, del 2019, e un tema che è centrale in un seminario che noi stiamo facendo qui al Centro Rubetti, Elite e Popolo. Questo libro è intitolato Pochi contro molti, il conflitto politico nel XXI secolo. Di queste questioni la professoressa Urbinati ci darà un saggio, un'esposizione che ruoterà attorno ad alcune domande. Alcune di carattere generale, altre molto puntuali, alle quali cercheremo di trovare una risposta insieme, una possibile risposta insieme, anche con l'aiuto di chi ci segue. Qual è il destino e il futuro della democrazia nelle democrazie costituzionali e rappresentative? Che relazione c'è tra il declino dei partiti organizzatori di consenso e di partecipazione e il populismo? No, 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 non anticipo l'argomento, ma il tema è quello di capire lo stato di salute della nostra democrazia, anche per come è configurata in alcuni articoli importanti della Costituzione in merito alla partecipazione politica, e a questo punto, rinnovando ancora il ringraziamento per aver accolto il nostro invito, cedo la parola alla professoressa Maria Urbinati. Grazie. Bisogna accendere il microfono. Grazie Pietro e grazie agli amici del Centro Piero Gobetti di Torino, che amavo frequentare quando si poteva viaggiare liberamente. E veniamo a noi. Dunque, si può parlare o no di crisi o di declino? La democrazia, facciamo subito una precisazione. Si parla di democrazia moderna, non si parla di democrazia e basta, cioè si parla di democrazia rappresentativa, di democrazia costituzionale, quindi complessa, con istituzioni che non sono direttamente espressione della volontà della maggioranza, con dei limiti e divisione dei poteri, insomma, secondo una tradizione che ci porta indietro fino alle rivoluzioni, dalla rivoluzione inglese in poi, nel tentativo di contenere il potere del sovrano, sia quando il sovrano era un re e poi quando il sovrano è diventato il collettivo noi, il popolo. Quindi, se noi andiamo a vedere la letteratura del XX secolo, volumi sulla crisi della democrazia, sul declino della democrazia, sulla morte della democrazia, sull'agonia della democrazia, questi titoli sono continui. Ben al di là delle situazioni di enorme e grandissima crisi che si sono avute, soprattutto in alcuni paesi che conosciamo bene, tra cui il nostro, l'Europa, l'Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo e altri paesi dell'est Europa, insomma, ci sono stati momenti di grandissima crisi. Nel senso che a quel punto la crisi è diventata blocco, interruzione di un processo democratico. Ma al di là di questi momenti critici radicali, la democrazia è il governo della crisi. Anzi, tra tutte le forme di governo, beh, insomma, siamo nella città di Bobbio, che è Torino, appunto, che era molto consapevole di questo. Tra tutte le forme di governo, la democrazia è quello che non ha uno scopo definito, un oggetto definito, se non riprodurre le uguali condizioni di libertà politica, cioè di autonomia dei suoi cittadini, che sono anche suoi sudditi dallo stesso tempo.
E quindi la democrazia è aperta alle trasformazioni, non è statica, non è identica a se stessa. Dobbiamo quindi essere consapevoli di questo ed essere non così catastrofisti quando vediamo trasformazioni che rispetto ai nostri ricordi, alle nostre memorie, oppure a quello che ci sembrava essere ieri, a noi sembra un declino. Quindi noi abbiamo una visione di ideale rispetto alla quale decretiamo che questo è un declino. Allora mi chiedo qual è la visione ideale che abbiamo rispetto alla quale noi diciamo spesse volte che la nostra democrazia è in crisi. Guardiamo bene che anche la democrazia identificata con i gloriosi anni 30, con i gloriosi 30 anni, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino grosso modo agli anni 70, quando si è espansa la democrazia in Occidente, conquistando anche le società, cambiando i modi, i costumi, le visioni morali degli individui, aprendo alla cultura popolare e non la dimensione della creatività e dell'orizzontalità. Questo è stato un grandissimo momento, oltre naturalmente allo stato sociale, alla condizione attenta alle condizioni sociali dei propri cittadini. Questo ha significato per noi forse il modello, punto di riferimento rispetto al quale oggi noi sentiamo di avere, di vivere in una forma, in una società democratica che è meno, diciamo, soddisfacente dal punto di vista, della giustizia sociale o delle promesse che la democrazia fa attraverso la sua Costituzione di quanto non lo fossimo nel passato. Però molte volte è un'illusione, poiché se noi andiamo a leggere tutte la letteratura di protesta degli anni 60 e 70, dobbiamo immaginare che coloro che vivevano allora non sentivano poi di vivere nella democrazia migliore possibile. Il rapporto difficile con il potere costituito, una dimensione di ostruzione e di chiusura delle libertà individuali. Una presenza quasi, diciamo, moralistica del potere centrale, soprattutto in paese cattolico come il nostro, rendevano, diciamo, quei tempi tutt'altro che tempi di libertà, eguaglianza e, diciamo, realizzazione democratica pura. Quindi molte volte quando noi guardiamo il nostro tempo, pensiamo a noi oggi, idealizziamo un'età che probabilmente non era così ideale. Certo è che rispetto, e questa è la cosa che è cambiata, rispetto a quel tempo in cui movimenti, conflitti politici, partecipazione erano mossi da una visione futura aperta, di possibilità di trasformazione, quello che noi abbiamo oggi è invece una restrizione del nostro orizzonte. Non perché siamo più costretti noi, ma perché gli strumenti che allora c'erano oggi non funzionano più. E quindi come cittadini e cittadine ci sentiamo in qualche modo limitati nelle nostre potenzialità e possibilità. Uno degli aspetti, a mio parere, più dirompenti di questa trasformazione, non sappiamo ancora dove andrà la trasformazione, perché bisognerebbe seguirla più che anticipare una sua declino verso situazioni, diciamo, di morte della democrazia, ci sono volumi che si chiamano La morte della democrazia. Ecco, prima di essere così catastrofisti, vediamo almeno la trasformazione. E Rosanne Ballon, in questo condividendo con Bobbio, sostiene che la democrazia non fa solo storia, è storia, ovvero costruisce i problemi ai quali cerca di dare risposta. Quindi è produttiva essa stessa di quel che sente e avverte come un limite, un problema da risolvere. In questo senso è una fucina permanente di crisi e di tentativi di sua risoluzione. Ora, detto questo, quindi con una visione aperta e non connessa concettualizzazione, diciamo così, statica, come se la democrazia avesse solo una forma, è possibile che la forma che noi oggi stiamo sperimentando e verso la quale mi sembra che si vada, meriti un'attenzione particolare. Perché? Soprattutto per l'Italia questo vale, a mio parere, o per alcuni paesi europei nati dalla stessa esperienza
dittatoriale, la nostra Costituzione è nata col problema di risolvere la questione del pluralismo politico, che non era stato, non era riuscito ad essere governato e che è trascinato nel 2022 in un mutamento di regime che ha bloccato, che ha represso il pluralismo politico. Il problema del XX secolo è stato quindi quello di accomodare la libertà politica e l'unità statuale, e quindi di accomodare il pluralismo politico all'interno di un processo di formazione della decisione. La decisione è sempre una alla fine, cioè una convergenza verso un uno, una scelta finale per arrivare alla quale gli attori che partecipano sono tanti, e quindi c'è un sistema deliberativo di decisione che si conclude appunto con la minoranza, con la maggioranza o con una decisione presa a maggioranza. Questa idea di tenere insieme unità e pluralismo ha funzionato benissimo, nonostante una società conflittuale, nonostante una società soprattutto come quella italiana che ha subito anche diciamo la cappa della guerra fredda, contenendo la possibilità, limitando, addirittura annullando in alcuni periodi la possibilità di un'alternanza democratica. Nonostante tutte queste difficoltà, unità e pluralismo hanno insieme, sono insieme riusciti a tenere diciamo fermi i principi democratici e consolidare le nostre democrazie. Che cosa avviene oggi, a mio parere? È il momento plurale che è, come dire, si è scardinato. Il pluralismo ovviamente c'è, ce n'è tantissimo, c'è pluralismo delle idee, pluralismo dei modi di vita, pluralismo, cioè nella dimensione individuale legata ai diritti. Ma quando noi andiamo a guardare alla organizzazione politica di quel pluralismo, il pluralismo cioè politico organizzato, cioè i partiti politici, qui vediamo la grande trasformazione. In qualche modo l'abbiamo vista sotto i nostri occhi in molti casi, ma soprattutto ancora di recente, con l'avvento del governo Draghi, che è stato quasi un riconoscimento della debolezza di un'alleanza tra partiti di tenere in piedi un governo in un momento di difficoltà. Noi da alcuni decenni, da tre decenni, in momenti critici in cui si richiederebbe una correlazione leale tra opposizione e maggioranza per tenere diciamo la barra dritta sulle scelte da prendere in momenti difficili, noi assistiamo invece ad un arretramento dei partiti e ad un lasciare andare avanti alleanze o leader che non sono propriamente politici, non sono presi dal mondo delle campagne elettorali, delle competizioni politiche, ma sono, diciamo, nominati dal Presidente della Repubblica per superare un problema, un impasse che i partiti sembrano aver creato e che sono incapaci di risolvere. Ecco, questo blocco di capacità dei partiti politici di essere attori sempre, non soltanto quando si naviga in un mare, diciamo, passibilmente calmo, ma anche in mare molto mosso. Questo lo abbiamo visto. Allora, la crisi, quindi, se c'è una crisi a cui fa riferimento, deve essere, secondo me, cercata nella trasformazione dell'istituzione partito. Ora, la democrazia costituzionale, quella nata nel 46-48, è fondata sui partiti. Noi dobbiamo ricordare, almeno tra le varie importantissimi nostri articoli costituzionali, uno in particolare non dovremmo mai dimenticarlo e tenerlo sempre a mente, che ha a che fare con proprio la forma della nostra democrazia e le istituzioni intermedie che la rendono attuabile. Articolo 49, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Quindi, come vedete, questo principio non parte dai partiti, scusate, questo articolo, non fa punto di partenza i partiti, ma i cittadini, i quali come singoli
devono votare, ma nel momento in cui determinano la politica nazionale, hanno bisogno di associarsi. E come diceva Kelsen o Schachneider, una democrazia senza partiti non è pensabile. Quindi, perché gli individui, i cittadini, devono essere associati. E questo associarsi liberamente in partiti, per cosa fare? Per insieme partecipare con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ora, questo principio è importante perché tiene insieme due attori. Uno sono i fondatori del patto costituente, che sono i cittadini, che però parlano sempre attraverso i loro partiti, che poi sono l'espressione o la creazione dei candidati e quindi anche dei rappresentanti in Parlamento, insieme, ma la centralità è nel cittadino. Tuttavia è appunto insieme, con metodo democratico, dove per metodo democratico si intende probabilmente il metodo non solo perché siamo liberi di associarci in partito, ma anche all'interno dei partiti con metodo democratico. Ecco, ora la dimensione partito è cambiata profondamente da quando fu scritto questo articolo e da quando i partiti che contribuirono a scrivere quell'articolo non ci sono più. Sono tutti spariti i partiti che avevano fondato la nostra Repubblica Democratica, finiti più o meno tra il 92 e il 94 per ragioni che sappiamo, ovvero collegati col diritto penale e con il Tangentopoli e con la corruzione sistemica, e quei partiti successivamente sviluppati si hanno mostrato tutta la debolezza di una struttura frammentata più che pluralista nella quale oggi noi ci troviamo immersi. Prima di tutto perché, diciamo così, la democrazia, anche se non è fatta di partiti, crea sempre parti. Quando noi ci schieriamo, quando noi partecipiamo, andiamo sempre da un lato o dall'altro. Partecipare vuol dire essere parte, stare da una parte, quindi non ci sono democrazie olistiche che tutto tengono insieme, perché la libertà di contribuire a determinare la politica nazionale sviluppa e ci fa mostrare, ci fa realizzare, ci fa esprimere diverse opinioni, diversi interessi, e in questa diversità che noi dobbiamo evitare ogni mito di massa omogenea, olistica o di popolo uniforme. Questo è quello purtroppo che sempre di più noi vediamo, a mio parere, formarsi. Proprio per la liquidità e debolezza dei partiti politici, che sono diventati ormai soltanto strumento per selezionare una classe dirigente, vivono nello Stato, dello Stato e per se stessi rimanendo nello Stato, con un distacco e una separazione dalla cittadinanza attiva, non sono più organismi che organizzano istituzioni che organizzano la partecipazione e l'opinione. Di fronte a questo sfilacciamento liquido della pluralità o del pluralismo politico, che è sempre meno strutturato e sempre più cangiante, di fronte a questa condizione di liquido, come la chiamava come i sociologi, insomma, usano dire la società liquida, noi abbiamo come fenomeno di reazione e quasi di formazione riflessa il desiderio e qualche volta la realizzazione di unificare questo popolo al di là e sopra questi partiti, diciamo, sempre più establishment, sempre più incardinati dentro le istituzioni, come se questo popolo sia alla ricerca di una unità di rappresentanza al di là e sopra i partiti. E quindi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni una serie di una moltiplicazione di leader che hanno dichiarato
di essere rappresentanti di un noi, che addirittura alcuni di loro hanno nel nome di noi cittadini, nel nome della gente ordinaria, nel nome di noi popolo, hanno affermato se stessi e i loro movimenti, molto spesso più movimenti che partiti, cioè senza quella organizzazione alla quale i partiti politici dell'età della cosiddetta Prima Repubblica erano usi. Ora, è questo il nostro problema. Non posso dire, nessuno può dire se sarà crisi. Certo è che quella democrazia strutturata per partiti politici organizzati che avevano e contribuivano alla formazione dell'opinione e della partecipazione, per cui il pubblico cosiddetto dell'opinione non era mai unificato, era sempre diviso da parti, secondo parti e partiti. Oggi noi invece abbiamo un pubblico generico che risponde a media organizzati che possono essere la televisione e oggi anche i digitali, e che è sempre più, diciamo così, disomogeneo e disorganico, dentro il quale si formano proposte che non sono proposte tanto partitiche, ma soprattutto di leader più o meno carismatici, più o meno capaci di conquistare con le emozioni più che con le ragioni, con le percezioni immediate più che con le costruzioni ragionate di proposte, di programmi, e sempre meno collegati alla realtà sociale. È difficile trovare partiti che siano espressioni di parti della società, di gruppi della società, tutti si parlano in maniera sempre più generica. Guardiamolo, vediamo quasi tutte le sere in televisione l'ingresso della sede nazionale del Partito Democratico. Il Partito Democratico è vicino alle persone, cioè a chi? A tutti, indistintamente, insomma, senza nessuna specificità. Quindi i partiti hanno voluto reagire alla loro condizione di partigiana, e questo lo abbiamo visto, le conosciamo la nostra storia del nostro paese. Si è verificato proprio in reazione a quella Tangentopoli, a quella reazione antipartitica profonda che ha segnato davvero, l'Italia nostra nella quale viviamo. Noi dobbiamo pensare a questo. L'antipartitismo è sempre parte della democrazia, da un lato, che non ama molto i partiti, nessuna democrazia, non solo quella italiana. Ma nel nostro caso si è radicalizzato di più, perché la storia dell'idea dell'Italia repubblicana ha mostrato molto bene che il declino di attrazione dei partiti ideologici con la fine della guerra fredda e poi della loro legittimazione con Tangentopoli e Mani Pulite ha portato alla creazione di movimenti contro i partiti. Movimenti contro i partiti della Lega Veneta e poi Lega Nord, a Forza Italia di Berlusconi, l'Italia dei Valori e lo stesso Partito Democratico. Sia nella fase precedente, diciamo dopo il mutamento di nome del Partito Comunista con Occhetto, quando si volle fare un movimento che non doveva avere nemmeno il carattere di un partito, e poi soprattutto col Partito Democratico, che nasce in antitesi alla forma partito, con forte vocazione plebiscitaria, senza più nemmeno un congresso nazionale, ma con primarie appunto con forme sempre teatrali e di investitura plebiscitaria. Poi pensiamo al successo di spettacolare del Movimento 5 Stelle, una formazione nata addirittura con uno statuto presentato in una camera di commercio, totalmente quindi entità privata o di fatto appunto, e con una natura, come lo statuto diceva, di contropartito, antipartito. Ma pensiamo all'ultimo caso, Matteo Renzi, che forma un partito personale che vive di lui e per lui, ma solo in Parlamento, nasce in Parlamento e forse rimarrà tale. Quindi partiti che sono destrutturati, connessi o collegati ad una leadership o a una piattaforma, e che molto spesso nascono e muoiono dentro il Parlamento, sempre più parlamentarizzati. Ecco, di fronte a questo, diciamo, mutamento della natura dei partiti, è evidente che il governo Draghi, a mio modo di vedere almeno, è il coronamento, è come un coronamento di questa storia di destrutturazione partitica,
fino al punto di avere non solo un partito che ha governato tranquillamente con due partiti opposti, 5 Stelle, prima con la Lega e poi col partito, che forse succedeva al tempo della Democrazia Cristiana, ma mai così radicale, perché non si andava, se non altro, la DC non aveva mai governato se non altro col partito, diciamo, comunista, anche se ha governato con l'appoggio esterno di questo partito, non ha mai governato col movimento sociale, anche se ha governato con l'appoggio esterno del movimento sociale. Ma qui siamo di fronte ad un qualcosa di molto più, diciamo, facile da risolvere, questa capacità di passare da destra a sinistra, perché una delle caratteristiche di questa fragilità della struttura dei partiti è quella di non vedere più differenze alcune tra l'uno e l'altro. Tra l'altro, una storia lunga connessa all'elettoralizzazione delle nostre democrazie partitiche, i partiti piglia tutto, alla espansione del centro, tutti i discorsi che gli scienziati politici hanno analizzato per tanti anni e che ha portato, nel nostro caso, ad una, diciamo, intelaiatura debolissima dell'organizzazione partito, mentre che sta insieme ad una forte plebiscitarizzazione della leadership. Quindi partiti leader, più che partiti organizzati, che hanno un unico scopo, che è quello di conquistare voti e quindi di governare a tutti i costi. Tutti i partiti vogliono governare, si dirà certamente, a tutti i costi, e che però li rende, diciamo, così deboli nei loro confini, per cui attraversarle diciamo, e passare da una parte all'altra non desta tanto, tanto problema. Eppure i partiti devono avere limiti, devono avere, diciamo così, delle paratie, non possono accettare tutti ed essere un partito di tutti, altrimenti sarebbero partiti nazionali. Noi abbiamo costruito il pluralismo sulla pluralità, appunto, e la contestazione tra un partito e l'altro. Ecco, perché questo non, perché oggi riteniamo che questo sia in qualche modo finito quest'epoca? Lo vediamo da tanti segni. Due in particolare, la formazione di grosse compagini governative come questa che noi vediamo, va bene, legata ad un periodo di grossissima e specifica crisi che è quella della pandemia, quindi non fa testo, però è anche vero che non è la prima volta che l'Italia si trova a fare queste grandi coalizioni non costruite in campagna elettorale, ma costruite intorno ad un leader molto spesso scelto dal presidente e non, diciamo, dai partiti medesimi o comunque all'interno di una dialettica parlamentare ordinaria. Questa è una soluzione. L'altra soluzione è quella populista, più difficile da costruire in una democrazia parlamentare di quanto non sia invece in una democrazia presidenziale, che più, come hai visto negli Stati Uniti, è più facile da costruire questo presidente populista, come abbiamo visto. Tuttavia, e noi siamo qui. Allora, negli anni tormentati della Repubblica di Weimar, e qui mi arrivo, vado verso le conclusioni, perché vorrei concludere con una domanda, alla quale magari se potremmo anche cercare di dare tra noi una risposta in questa sede o comunque di cercare di discuterla. Negli anni tormentati della Repubblica di Weimar, Hans Kelsen scriveva, di fronte al problema della crisi delle democrazie parlamentari, parlava di crisi della democrazia parlamentare. La Repubblica di Weimar era una repubblica parlamentare come la nostra lo è. Scriveva che riposando le democrazie parlamentari sui partiti politici, secondo lui erano sensati i tentativi di ancorarli nella Costituzione per dare forma legale a quello che già erano, ovvero organi di fatto dello Stato e del governo, perché selezionano il personale che forma le Camere, che quindi forma il governo, in molti casi anche le commissioni collegate all'attività legislativa. Quindi c'è un lavoro di selezione di personale che i partiti fanno pur non essendo associazioni parti dello Stato. Questo è un discorso molto complicato che i nostri costituzionalisti da qualche anno discutono in maniera più persistente. È chiaro che è una soluzione difficile, quella di dare
una, diciamo, una soluzione ottimale, difficile di regolamentare, è vero, l'attore collettivo partito, incardinando nello Stato. È un problema serissimo. Oltretutto, nel caso nostro, pensiamo al caso come sono i partiti oggi, così personali, in alcuni casi digitali, non hanno nemmeno una sezione fisica, una sede fisica. Lo ricordava Giuseppe Conte, che sta cercando di mettere insieme i 5 Stelle come partito. Ricorda che sarebbe necessario che avessero una sede. Quindi partiti personali, partiti digitali, liquidissimi. Costituzionalizzare il partito significherebbe praticamente dare a questi non partiti o partiti plebiscitari e parapopulisti una formidabile opportunità di, diciamo, sistemare se stessi in un mondo nel quale potrebbero con facilità invece scomparire. Quindi non solo è un rischio per la nostra libertà di associazione e di dissenso, ma costituzionalizza, insomma, regolamenta, diciamo, incardinando un'oligarchia. I problemi quindi sono enormi e non possiamo nasconderceli. Tuttavia, è anche, ed è non meno, diciamo, importante, è pensare che noi viviamo con una democrazia fondata sui partiti. I partiti sono in sostanza l'origine della crisi, quello che noi chiamiamo crisi della democrazia, e dovremmo occuparci di queste entità. Prima di tutto perché sono grazie a loro la nostra democrazia opera. Secondo, perché dobbiamo occuparci della loro democrazia interna e di come le cariche, le selezioni, i controlli della leadership avvengono, perché da quella leadership, dalla loro leadership, molta della nostra vita politica e delle scelte, quindi politiche, di nomine e quant'altro dipende. Quindi non è possibile non occuparci più di questi, mai più ancora di questi problemi. L'articolo 18 della nostra Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza previa autorizzazione. Questo è importante, quindi costruire, fare, diciamo, dare una regolamentazione ai partiti con un albo, roba del genere. C'è il rischio che siano poi sottomessi o sottoposti all'intervento delle forze, diciamo così, dell'ordine o di sicurezza nazionale, e questo non lo vogliamo, sono tremende queste possibilità. Quindi ci sono i problemi, esistono, non possiamo non riconoscerli, riconoscerli. Tuttavia, quando ripensiamo all'articolo 49, a come presuma il partito. Il partito 49 lo presume, perché c'erano i partiti allora, ovviamente, e furono i partiti a scriverlo. E quindi le parole che ci sono in questo articolo, concorso, metodo democratico, determinazione della politica nazionale, presumono un'organizzazione, una via di deliberazione verso la definizione di una politica. Insomma, questi sono termini importanti che presumono che il concorso sia da parte dei cittadini, sia l'elemento fondamentale. Noi invece abbiamo sempre più l'impressione che i cittadini abbiano un altro ruolo, non è più quello di concorrere, ma quello di, come in un colosseo, pollice alto verso pollice basso, cioè noi siamo come i nostri, coloro che danno senso sì o no a decisioni o a proposte che non sappiamo nemmeno per quale vie sono state formulate. Quindi con un indebolimento del nostro potere, noi diventiamo, diciamo, sempre più attori di un teatro che svolge, sul quale si svolge uno spettacolo del quale noi spesso non sappiamo come sia stato elaborato, creato,
quali ruoli sono stati determinati. Noi semplicemente fruiamo come clienti o come spettatori di un ruolo, di uno spettacolo al quale noi direttamente non partecipiamo. Ci partecipiamo perché reagendo a quello che fanno, col sì o il no, determiniamo, però è una partecipazione come reattiva e quindi la partecipazione appunto che ben sia adatta ad una diciamo democrazia di tipo populista, ma meno ad una democrazia che prevede il concorso con metodo democratico dei cittadini alla determinazione della politica nazionale. Insomma, l'articolo 49 sembra scritto per un'Italia che davvero non c'è più. Noi non possiamo sinceramente riconoscerci in quell'articolo, che è un articolo avveniristico, quando ancora la possibilità di rendere l'idea reale c'è, ma in questo caso non è nemmeno avveniristico, è semplicemente un articolo che parla di qualcosa che non c'è. E di fronte a questo, quindi, dobbiamo essere molto preoccupati, perché in questo modo tutto quello che viene prodotto dalle istituzioni con una libertà di interpretazione che è legata al potere diciamo preponderante che le istituzioni vengono ad avere rispetto agli attori che sono i cittadini, probabilmente non rispetto a coloro che operano nelle istituzioni, che hanno molto spesso quasi mano libera, ecco, nell'interpretazione del modo di gestire alleanze, governi e quindi anche nominare primi ministri, è sempre più evidente il ruolo apicale del Presidente della Repubblica, più ancora che quello dove i partiti siedono, cioè nel Parlamento. Ecco, quindi questa situazione che non mi fa parlare del governo Draghi come un momento, un vulnus, per carità, no, assolutamente no. Tuttavia, al di là della figura di Draghi, che è senz'altro di grandissimo valore e competenza, c'è un fatto che nessuno può mettere in discussione, ovvero il modo come si è giunti al governo Draghi. Quello non può non destare in noi una qualche preoccupazione o qualche dubbio sulla funzionalità della democrazia mediante i partiti secondo l'articolo 49, diciamo così. Ora, non vuol dire che noi non ci rendiamo conto che questo governo era necessario, probabilmente, non lo so, non entro in questa discussione, perché non è questo il caso, ma è il modo come si è giunti a quel governo. E quindi, se noi ci ricordiamo il quinto canto dell'inferno, quando Dante riferisce dell'adulterio e dell'assassinio successivo di Paolo e Francesca, il modo ancora m'offende sta a dire che, nonostante quell'attrazione dolcissima e irresistibile che Dante mostrava per la storia d'amore di Paolo e Francesca, tuttavia doveva riconoscere, e infatti li ha messi nell'inferno, non li ha messi altrove, che essi avevano peccato e non venialmente. Quindi quel che emerge dal processo può essere anche buono, bello, desiderabile o utile, tuttavia il modo come è avvenuto non cambia il fatto che non è il modo migliore, e quello ancora ci offende. Ecco, a me questo aspetto mi ha molto colpito, e mi ha molto colpito come la debolezza dei partiti rispetto al tentativo interno di questa coalizione che era artificiosa per come era nata, probabilmente è nata debolissima, che si è rafforzata per la pandemia e che ha dimostrato appena la possibilità di usare e di mettere a punto un programma per il futuro era davanti a loro. Mi riferisco al recovery plan. Da quel momento in poi, cioè da settembre in poi, quella coalizione ha mostrato tutti i difetti della compagine politica di oggi, non solo
litigiosa, ma questo l'abbiamo visto anche con i governi precedenti, quando c'è la Democrazia Cristiana al centro, ma soprattutto con la capacità di fare precipitare un'alleanza senza la risoluzione in Parlamento della sua crisi. Non potendo andare alle elezioni, o non volendo, anche perché non era poi il caso, però non si va alle elezioni, però non è stato nemmeno possibile creare un'alleanza interna del partito ed è intervenuto esternamente un presidente. Questo è stato un fatto di estremamente, diciamo, non unico, lo abbiamo avuto anche in passato, però questo modo deve almeno farci riflettere sulla debolezza della nostra democrazia attraverso i partiti e quindi di quel famoso articolo 49 della Costituzione che sembra essere scritto per una Italia che non mi sembra che ci sia più in questo momento. Io mi fermerei qui per ora. Grazie, grazie. Dunque, le questioni sono tante. Mentre mi riordino nella testa un percorso di domande, ti leggo un commento che Nadia, che è arrivato nella chat di Attilio Colombritta, che usa un'espressione che è una formula che riassume forse benissimo ciò che tu hai descritto, ciò che sta accadendo. Dice quindi la differenziazione indifferente. Noi ci troviamo in una situazione in cui gli attori si differenziano, pare di capire, solo apparentemente, ma in realtà non anche questo, anche i passaggi dei parlamentari da uno schieramento all'altro. Ecco, forse questa frase, questa frase merita un commento. Merita un commento perché è un poco alle origini della instabilità delle nostre, dei nostri governi, che tutti ci chiedono: ma come mai? Prima c'era la Democrazia Cristiana, come mai questa instabilità permanente? Perfino durante una pandemia trovate il tempo e la voglia di andare a fare una crisi di governo. Beh, questa differenziazione indifferente è un tema vero, perché la democrazia, che sia diretta o non, presume, come abbiamo già visto e detto, differenze e che queste differenze vengono espresse. Quindi presume un pluralismo che quando è diretta è un pluralismo delle persone, qualche volta delle fazioni. E quando è organizzata secondo partiti, presume differenze riconoscibili da fuori e identitari per chi sta dentro, cioè chi è parte di un partito che si avvicina a quel partito avverte una differenza. E il modello della differenza, Pizzorno ha scritto su questo pa pagine molto belle diversi anni fa, e questa essere, diciamo, il modello della differenza, nel senso che io so di essere qui e non là, io so di appartenere a questa corrente o a questa traiettoria politica e non là. E la differenza per me è valoriale. Io non dico che è indifferente andare da questo gruppo a quell'altro, votare per questo gruppo e quell'altro. No, perché se dico che è differente, tutto può essere possibile nello stesso tempo e si perde il senso della stabilità dei punti di riferimento. Quindi è vero, la differenziazione indifferente presume che, questa è la logica del populismo, in tutte le sue caratteristiche, che non ci sia più e non ci debba nemmeno essere una distinzione tra destra e sinistra, che siano cose premoderne da abbandonare, che tutto è uguale a tutto, quel che conta e che cambia è naturalmente il consenso. Tu hai più consenso, vinci, tu ne hai meno, perdi. La quantità dei voti e il consenso quotidiano via opinione, misurata quotidianamente ormai, è quella lì che è l'unica differenza. Quindi è una differenza estrinseca rispetto agli attori che la presentano e che può variamente cambiare. L'oggetto è avere più consenso, rispetto al quale, rispetto all'obiettivo, avere più consenso, tutto va bene. Quindi questo significa che fare accordi, fare alleanze,
fare compromessi non è più un problema, perché alleanze, accordi, compromessi sono un valore per la democrazia e di stabilità, nella misura in cui chi li porta avanti ha dei limiti. Se io posso tranquillamente andare a fare alleanze, compromessi e accordi con chiunque, beh, non c'è il problema. Insomma, non c'è più partito. Ci sono alcuni, diciamo, bravi organizzatori del consenso che fanno tutto. Ecco perché i confini dei partiti danno l'idea della differenziazione e della differenza di quella differenziazione. Questo, il nostro mondo non è più così oggi. Enrico Letta, quando è diventato segretario del Partito Democratico, ha subito cercato di fare una differenziazione. Benissimo, tuttavia è un partito che ha uno statuto che consente a tutti gli elettori italiani di votare le loro primarie. Quando fanno le primarie per i candidati, non per il candidato segretario, ma sì, perché l'ultimo anche Renzi è stato votato da tantissimi non iscritti al partito. Beh, a quel punto tutti gli italiani potrebbero essere, diciamo, potrebbero contribuire a eleggere un segretario di partito. Questo non ha senso, cioè è anche, diciamo la verità, è anche, non dico rischioso, ma insomma, i partiti che si identificano con tutto il popolo, con l'elettorato totale, non sono, diciamo, di buon auspicio, non sono stati in passato di buon auspicio. Noi vogliamo il pluralismo e quindi vogliamo le differenziazioni non indifferenti. Ehi! Andare verso una differenziazione reale nel conflitto politico è un po' la questione che ci sta a cuore e probabilmente il problema a cui trovare una via d'uscita. Dunque, Goffredo Adinolfi fa due domande. Una è sui 5 Stelle. La leggo Sì. perché è molto ben articolata. A proposito di popolo generico, i 5 Stelle dell'inizio avevano un loro gruppo specifico e un numero militante piuttosto consistente che agivano attraverso i Meetup. Poi, dopo il 2013, Grillo ha deciso di liquidare l'esperienza dei Meetup e i militanti sono spariti. È d'accordo? E se sì, secondo lei, perché la partecipazione viene costantemente scoraggiata? Qui è all'interno di un partito movimento, ma la domanda è anche un po' più generale, no? Come è emerso dalla tua. Certo, questa è veramente una domanda molto bella e molto importante. Non dimentichiamo che il Movimento 5 Stelle, che prima era appunto il Vaffadei, intorno a Grillo, nacque come un movimento indignados, è l'equivalente degli indignados che c'erano in Spagna, però in questo caso guidato da un leader che a poco ha trasformato quella dimostrazione di indignazione verso la classe politica, puntando il dito contro il palazzo, ci ricordiamo, portando questa partecipazione verso forme, diciamo, politiche che avevano uno scopo. La forma era di arrivare in Parlamento e magari di fare la rivoluzione parlamentare, lo diceva, rovesciare il Parlamento come una scatoletta. Comunque sia, questo passaggio da movimento d'opinione come indignazione e contrarietà a un sistema che aveva molta partecipazione di base, soprattutto in alcune aree del paese, era molto attiva. C'erano questi meetup, ma non solo da noi, ma soprattutto nel sud del paese. Io non, sono stati in alcuni di questi, li ho visti in azione ed erano veramente organizzati, avevano gli scopi molto chiari. La risposta ai problemi del lavoro e della disoccupazione, quindi il problema del reddito di cittadinanza era già presente. E la critica al sistema rappresentativo fondato su partiti e quindi la critica a più di uno rappresentazione elettorale, rinnovo della carica eletta e poi altre
altre questioni relative all'ambiente soprattutto, erano movimenti ambientalisti fortissimi. Cosa succede nel 2013? Nel 2013 il partito, che però era cominciato anche prima il processo, nel 2009, nasce come movimento indirizzato alle elezioni, prima quelle locali, a quelle, ricordiamoci il sindaco di Parma, no? E a quello che e poi a quelle nazionali. A questo punto, però, e qui si vede la situazione di disturbo, perché un movimento nato dal basso, proprio veramente così, poi, proprio per la mancanza di un'organizzazione che ne regoli la vita democratica interna, articolo 30, 49 della Costituzione, dà la possibilità ad alcuni leader che emergono di fare il bello e il cattivo tempo. Ora, il Movimento 5 Stelle in Parlamento non ha, fuori dal Parlamento, un'organizzazione che lo limiti, se non la piattaforma Rousseau, una piattaforma privata e esosissima, miliardi costate, costerà loro ovviamente, e soprattutto che sì, pone il problema, risolve tecnicamente il problema della democrazia diretta e anche interattiva, però apparentemente, perché chi costruisce le domande, le questioni alle quali il popolo di 5 Stelle è chiamato a rispondere, o col sì o il no a votare, chi le costruisce? Chi insomma prepara la torta che deve essere tagliata e mangiata? Non sono i membri, i militanti di 5 Stelle, sono questi leader. E chi li sceglie questi leader? Beh, questi sono stati scelti senz'altro in campagna elettorale, cioè dalle elezioni, però non sono stati scelti, diciamo, internamente per un processo interno loro. E questo è un problema di limitazione della democrazia interna a quel partito. Perché ormai di fatto lo è un partito, visto che gestisce ministeri e gestisce parte dello Stato. Quindi è urgente che quel partito si trasformi in partito stabile, con delle sedi, con uno statuto che regoli la vita interna e limiti il potere dei leader. La stessa figura di Grillo come garante, che in realtà ha un potere quasi di sovrano assoluto, perché entra direttamente nella decisione anche su chi sono gli organi direttivi, è un problema che deve essere risolto. Certo, nasce molto bottom up e finisce per essere up to down, non up to bottom, no? L'opposto. E questo è un problema che gli amici di 5 Stelle devono riuscire a risolvere. Ce la faranno? Questa non è una domanda di teoria politica. Non lo so, però hanno la possibilità adesso di farlo. Se non altro, hanno trovato un leader che non è, che è amato da loro, è amato anche da altri fuori del Movimento 5 Stelle, quindi è ottima cosa. Un leader moderato, quindi non è populista. Quindi i 5 Stelle, un poco come il trapasso che hanno avuto i Podemos nascono quasi estrema sinistra radicale, però non movimento, cioè non partito, un movimento legato anche lì al leader Iglesias, molto plebiscitario, adesso anche perché governano direttamente, loro sono di sinistra, non hanno mai rinunciato ad esserlo, e si danno una struttura, ormai sono un partito vero e proprio. Ora, a questo occorre che 5 Stelle si portino, dovrebbero diventare un partito, e quindi mettere fine a quel commistione tra interferenza privata e pubblica, di un privato persona o di un privato corporation, insomma, società privata, e essere autonomi, liberi da queste interferenze. Allora, lo spirito di l'atteggiamento, diciamo così, con cui vengono costruite queste conversazioni, questa inchiesta è quella di ragionare sulla politica con lo sguardo della teoria politica, diciamo così, e quindi
More Bobbiano, o se si vuole anche della filosofia analitica, diciamo, questo è un po' il, certo. quindi anche il riferimento a Kelsen, e quello è un po' lo sguardo generale. Allora, muovendoci su questo terreno, la domanda che di Adinolfi, la seconda, io la ci introduce un po' è una domanda a cornice a cui poi magari poi cercheremo di rispondere per quel che è possibile, perché Adinolfi chiede come finirà in questo senso, cioè ci sarà, viviamo in una situazione di fluidità dei partiti che nascono, muoiono in Parlamento con elettori che migrano da una zona all'altra, e teme che tutto questo, lui fa una domanda, lo pone in termini di domanda, necessariamente porterà a qualche cosa di più rigido come domanda. Allora io ti farei alcune domande per ragionare su questa questione, nel senso, cioè, se la usiamo la parola trasformazione, se le trasformazioni della democrazia in atto prevalentemente in questo paese porteranno a una soluzione tecnocratica, populistica, autoritaria, o se invece possono, col concorso di chi ha a cuore le sorti della democrazia, andare verso una soluzione democratica e quale. Perché mi pare che nelle tue parole c'è un invito chiaro a lavorare in questa direzione e a trovare gli strumenti perché in Italia si consolidi un'ulteriore fase democratica, diciamo. Allora, da questo punto di vista, intanto ti chiedo se ho capito bene la diagnosi, e poi magari ragioniamo anche un po' sulla prognosi, perché la professoressa Urbinati ha detto parole chiare. L'articolo 49, che è un articolo fondamentale nell'assetto della democrazia costituzionale di questo paese, individua lo strumento partito come il fattore fondamentale, determinante dell'organizzazione della politica democratica nel paese. E quell'articolo rifletteva una società che oggi non esiste più. E quindi la democrazia dei partiti, almeno così come erano figurati o come erano immaginati in quegli anni, è una democrazia, come si potrebbe dire, che non improponibile o che non può più essere proposta. Questa mi sembra un po' la diagnosi. Allora, da questo punto di vista, che mi sembra amara, ma che descrive perfettamente lo stato della situazione. Allora, da questo punto di vista, ci sono alcune trasformazioni che ne conseguono, su cui vorrei che tu dicessi, approfondissi. Una, il ruolo dei cittadini, no? E delle cittadine in questa, chiamiamola, destrutturazione dei partiti, e attraverso la destrutturazione dei partiti porta con sé una destrutturazione della democrazia e anche della politica, incide fortemente sulla partecipazione, al punto che i cittadini non concorrono effettivamente, diciamo così, non partecipano, ma sono dei fruitori. Cioè, questo d'altra parte è una tesi che io ho sostenuto anche nell'ambito della cultura. La fruizione, io ho l'impressione che vengono ammanniti da agenzie, diciamo, di politiche, culturali, editoriali, sociali, grandi spettacoli di cui noi siamo dei fruitori, degli utenti finali, no? Questo
io ho l'impressione che anche la cultura funziona così, ma questo è un altro tema che ne possiamo discutere in un'altra occasione. Anche la politica che sembra essere un grande spettacolo a cui noi assistiamo è così o è troppo amara, troppo eccessiva, troppo pessimistica questa colorazione, diciamo così, della politica e della democrazia in Non trovo questi. che sia amara, è una descrizione. Poi, se noi sentiamo in cuor nostro che c'è un sentimento che ci preoccupa, perché facciamo bene ad averlo, perché siamo cittadini, però dobbiamo avere la capacità di vedere le cose, anche se con amarezza, ma queste sono. Per esempio, c'è un libro molto bello tradotto in italiano. Dal Mulino di Bernard Manin, che si chiama I principi del governo rappresentativo. Lui fa una storia della struttura e dell'istituzione del governo rappresentativo dal Settecento fino ai nostri giorni, di fatto. Più o meno non è una storia, un'analisi delle strutture, però fa storia politica, ovviamente, e si vede chiaramente che il governo rappresentativo ha una traiettoria e passa attraverso fasi. Nell'Ottocento aveva la fase del notabilato, perché non c'erano ancora i partiti strutturati e non c'era il suffragio universale, lo suffragio ristretto. Quindi paradossalmente c'era una similitudine tra chi votava e chi andava in Parlamento. Era come se ci fosse diciamo, un mandato imperativo, anche se non c'era, ma gli interessi erano identici, le classi erano identiche. Quando si apre la dimensione con il suffragio universale a tutti, ecco che cambia il sistema. Non più notabilato, governo dei partiti, governo rappresentativo per mezzo dei partiti. Questi organizzano questo corpaccione che è il popolo di fatto di milioni, secondo ideologie, secondo interessi. Adesso, e il libro si conclude di Manin così, l'ultimo capitolo si conclude dicendo: questo non c'è, perché i partiti non ci sono più in quel modo, non hanno più i loro giornali, le loro sedi, le loro costruzioni della realtà, le loro interpretazioni, non hanno, come si diceva prima, una differenziazione distinta. E quindi oggi c'è un pubblico ampio. Il pubblico ampio, e qui aggiungo io, cambia, e vengo da quel che tu dici, cambia la realtà della rappresentazione da agorà. Il Parlamento, i partiti sono luoghi dove avvengono discussioni, dove anche se sono rituali, sono fondamentali le discussioni anche quando rituali, però è la parola importante. Oggi col pubblico ampio la parola non conta più, è un parlare sgangherato e molto disorganico. Conta il teatro, non l'agorà, ma il teatro. Il teatro è una manifestazione, è una presentazione di una pièce scritta in teoria da noi, dagli attori che dovrebbero essere anche i fruitori, come dici tu, ma in realtà così non è. Ci sono degli script, delle scritture che vengono presentate e che hanno uno scopo. Lo scopo è quello di rendere i fruitori contenti. Quindi di votare a favore, ovvero di acquistare quel prodotto culturale. Diciamo che è una trasformazione molto commerciale, commercialistica dell'opinione politica. Se la teoria della democrazia economica, l'economica della democrazia non ha mai convinto nessuno, sviluppata negli anni 50, non ha mai convinto nessuno perché c'erano i partiti organizzati, quindi c'erano le fedeltà, le lealtà, le appunto differenziazioni che contavano, non indifferenti. Oggi che non ci sono più, è possibile che noi ci troviamo di fronte ad una, che potremmo chiamare, a una democrazia del commerciale, o comunque ad una attitudine di tipo commerciale delle nostre democrazie, in cui c'è chi propone l'oggetto da acquistare, chi lo presenta e chi lo valuta. E lo valutano non solo gli esperti, questi sono sempre meno
autonomi rispetto dell'opinione, vanno sempre alla ricerca di essere anche loro amati dal pubblico e quindi non sono più esperti separati, sono praticamente parte in gioco e c'è questo pubblico che cambia continuamente e di cui noi siamo parte. Alcuni teorici ritengono che in realtà il nostro potere non sia poco, sia tanto, cioè il potere di chi sta nel pubblico, perché se c'è una rivolta, pensiamo ai media, ai social network, se c'è una rivolta in Twitter o in Facebook contro qualcosa o qualcuno, c'è il rischio davvero di atterrarlo. E quindi sono molto timorosi dell'opinione del Colosseo. Qui siamo davvero come nell'età d'oro dei tribunizi e dei Colossei. Certo, perché noi abbiamo. Quindi, però è un potere che è sempre nel pubblico, non determina la costruzione di un'opinione o di una visione rispetto ad un'altra. Ecco come quello che voleva invece l'articolo 349, che noi partecipavamo alla politica nazionale. Al massimo noi partecipiamo alla teatralità della politica nazionale. Ecco perché è vero che le Costituzioni non sono scritte per un mondo che c'è, ma per un mondo che potrebbe esserci e sarebbe desiderabile che ci fosse. Tuttavia, una base di realtà deve esserci, una base di realtà deve esserci. Ora, io voglio ricordare, prima di arrivare alla questione delle trasformazioni tecnocratiche o no, come passaggio, altre due Costituzioni, o almeno una in particolare, che è quella della Repubblica prima federale tedesca, poi espansa e estesa a tutta la Germania. Ecco, l'articolo 21 della legge fondamentale tedesca, che è del 49, gli stessi anni in cui noi scriviamo la nostra Costituzione, qui in questo articolo si richiede che l'ordinamento interno corrispondente ai principi fondamentali della democrazia, cioè i partiti nel loro ordinamento devono avere. Diciamo, devono corrispondere l'ordinamento ai principi fondamentali della democrazia. Oppure pensiamo anche all'articolo 6 della Costituzione spagnola del 78, dove si chiede che la struttura e il funzionamento interno ai partiti rispondano ai principi democratici. Ora, uno potrebbe dire, beh, questa è una limitazione enorme, perché se io cittadino, noi 10-20 persone vogliamo costruire una proposta, una sigla o una lista e competere, perché no? E infatti la nostra Costituzione è una delle più liberali, in questo delle più aperte, perché ci porta, è laconica nei parametri su come i partiti devono essere, proprio perché ci lascia grandissimo spazio, grandissima libertà. Però, in una situazione in cui è possibile che una persona che viene dall'interno di un altro partito, si costruisca un partito, faccia cascare un governo, cioè è ancora, diciamo, siamo ancora di fronte alla Repubblica in cui questi partiti contribuivano insieme a noi, anzi noi insieme a loro, a determinare la politica nazionale. Secondo me, noi avremo bisogno di riflettere su quel che l'articolo 49 implica, se vogliamo essere, diciamo, in armonia con quell'articolo o comunque essere in corrispondenza a quell'articolo, dovremmo prendere delle decisioni relativamente ai partiti. Non è possibile. E questo vale un poco anche per la questione dei finanziamenti. Insomma, non voglio aprire così tanto, però è indubbio che la qualità dei partiti incide sulla qualità della democrazia ed è indubbio che il nostro articolo 49 ha voluto avere, proprio perché venivamo dal fascismo e quindi non volevamo avere nessun controllo dello Stato sull'organizzazione interna dei partiti, ma oggi noi vediamo come questo potrebbe essere problematico. In una situazione in cui c'è appunto, come diceva il nostro ascoltatore Attilio, differenziazione indifferente. Bene. Occorrerebbe almeno porre delle condizioni di vita interna ai partiti, anche perché questi fanno le nostre leggi, contribuiscono a governarci, quindi non è possibile che un partito dipenda da un individuo soltanto, che non rappresenti quell'attività collettiva.
Ecco perché rite questi problemi non possono essere abbandonati alla nostra immaginazione e nemmeno ignorati. Esistono. Trasformazione della democrazia. Certo, se ne ha avute prima, dal notabilato alla democrazia dei partiti o per mezzo dei partiti, poi diventata occupazione da parte dei partiti. È probabile che questo mutamento sia in corso. È chiaro che il populismo ha una caratteristica. Entra e si fa importante in tutti i paesi a democrazia consolidata, contrariamente agli anni 60, 70, 80 del XX secolo, in cui c'erano, ma nelle democrazie più instabili, pensiamo all'America Latina. Oggi invece sembra che l'America Latina si sia trasferita nei paesi dell'Occidente, cosiddetti a democrazia consolidata. Il populismo rivela un problema, non lo risolve, e se lo risolve male, ma lo rivela. Il problema è di partiti che non rappresentano più cittadini, che insieme a loro preparano e contribuiscono alla definizione della politica nazionale del paese, ma che invece hanno occupato le istituzioni, diciamoci la verità, che vivono di istituzioni e per mezzo delle istituzioni, e questo rende la nostra democrazia divisa in due, pochi e molti. E questo è, diciamo, un terreno fertile per il popolo. Allora, come si risponde? No, 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 questo lo dobbiamo solo inventare, nessuno ha le ricette. Un Scusa modo Nadia, è. no, siccome mi urgono tre o quattro Vai, domande, vai, scusa, io parlo troppo. così le facciamo delle domande brevi e delle risposte, Scusami. perché no, lì dunque, è interessante. Allora, la tesi, se io poi mal interpreto il percorso che stiamo facendo, tu mi correggi, però la tesi è chiara, mi pare, lo dico anche per andare avanti nel discorso e insieme agli amici e agli amici che ci stanno seguendo. La trasformazione dei partiti è una delle cause principali della trasformazione della democrazia lungo una china che potrebbe portare anche verso una soluzione autocratica o populista, tecnopopulista. Questa è la tesi. Questo non è un processo né inarrestato né inarrestabile, è un processo che può essere contrastato come riformando i partiti. È necessario che i partiti vengano in un qualche modo riformati, o si autoriformano o si organizzano. Questo è un po', mi sembra, l'argomento. Allora, dentro questo argomento, per esempio, una domanda che per andare in quella direzione, una domanda che ti farei, avendo in mente casi. Perché poi stiamo parlando della politica in Italia, casi precisi, tipo per esempio il caso Renzi o il caso Bongiorno. C'è questo articolo di uno dei tuoi colleghi di studio e anche di giornale, Piero Ignazi, che dice: fare politica deve essere un lavoro a tempo pieno. Per esempio, potrebbe essere questa uno dei paletti, uno dei confini, una delle norme che in un discorso di riforma dei partiti su cui ragionare, diciamo così. Perché effettivamente noi abbiamo adesso i nostri rappresentanti che la politica la fanno nei ritagli di tempo, spesso uno ha l'impressione, no? Come la vedi su questo punto? Rapidamente, perché ci sono altre Rapidamente, domande che. il problema è abbastanza aperto alle diverse interpretazioni. Avere i partiti di massa che conoscevamo avevano personale politico a tempo pieno, lo sapevamo, erano sia dentro l'organizzazione del partito che come politici, erano tutti a tempo pieno, la democrazia era il loro lavoro, la politica era il loro mestiere. Abbiamo detto, abbiamo ritenuto che quei partiti fossero
un peso perché erano una struttura oligarchica, ce ne siamo liberati, quel peso non c'è più e oggi abbiamo personale politico che fa male il suo lavoro, quindi ci rappresenta male e bisogna correre ripari. Questo è un riparo. Può non piacerci, però se facciamo questo dobbiamo dire che i partiti devono avere delle norme, delle regole. E che anche coloro che sono eletti devono avere delle regole. Come non è possibile che un sindaco sia sindaco per più di 2 mandati, ma può poi diventare sindaco in un'altra città, così si fa 2 mandati altrove? Cioè, è quel tipo di professionalizzazione della politica che vogliamo o invece la professionalizzazione dentro i partiti? Cioè, è la professionalizzazione dentro le istituzioni, e a me questa non sembra una soluzione democratica. O invece una professionalizzazione di coloro che operano nei partiti. Questa sì, per me è possibile e niente a che fare con, non mi crea problemi. Mi crea problemi se una persona fa il sindaco per tutta la vita, cambiando da paese a paese, se fa il rappresentante o il senatore per tutta la vita a tempo pieno. Questo no. Lo deve fare a tempo pieno finché lo fa, ma a tempo limitato. Dunque, ecco, questa è una domanda proprio di è il tuo pane, una domanda proprio di teoria politica. Matteo Di Stefano, però ti pregherei una risposta sintetica, perché su Bene, questo sì, vorresti va fare una bene. conferenza. Schumpeter dice, che rapporto c'è tra le tue teorie e quelle di Schumpeter? Se c'è, oltre a Keynes, c'è anche Addio. Schumpeter. Cioè io Ma qui brevemente. risponderei come Bobbio. C'è qualcosa di Ecco. importante in Schumpeter, fondamentale, cioè l'idea che la democrazia non sia un sistema di valori metafisici, ma è un metodo di governo per selezionare personale, eccetera, eccetera. Quello che sarebbe interessante dire è che egli dice, Schumpeter ci ha detto una parte, ma non tutto. È vero che così, ma è anche vero che in quel processo di selezione c'è tanto, cioè è come se noi mangiamo la ciliegina che sta sopra la torta e non guardiamo la torta tutta intera, andiamo a vedere come si alimenta il processo, chi sono gli attori, come vengono formati. Ecco, lui non se ne è occupato, anzi non era nemmeno molto, no, se ne è occupato in un capitolo, diciamo, molto anche attentamente, ma siccome era un democratico molto critico e molto, come dire, antivaloriale, e quindi non pensava che forse questo avesse cambiato la struttura della democrazia o l'avesse resa migliore. In ogni caso l'avrebbe resa più funzionale. Ecco, quindi io dico che a Schumpeter preferisco Bobbio, perché Bobbio dà una definizione altrettanto minima nel futuro della democrazia. C'è un sistema attraverso il quale noi scegliamo tra più soluzioni e partecipiamo alla produzione di quelle possibili soluzioni. Quindi è ugualmente minima, ma più attenta alla possibilità di inclusione e di partecipazione dei cittadini. A beneficio anche noi finiamo attorno alle 7:15, quindi dentro questo tempo anticipo i temi e le domande e poi cerchiamo di. Allora, io vorrei fare un'altra domanda su Draghi, sul governo Draghi, un'altra sul rapporto tra donne e politica, le donne, il rapporto tra la rivoluzione delle donne e la politica, è una domanda sulla sinistra, no, non possiamo non farla. Queste sono un po' le. Però, siccome queste conversazioni vogliono essere anche dei momenti di approfondimento, di scavo, alla ricerca proprio di tentativi possibili di soluzione e di lavoro politico. Io acquisirei questo elemento importante, che è quello di, diciamo, la nostra democrazia, e ti chiederei di confermare se questo è il punto, migliorerebbe nella misura in cui i partiti riescono a darsi delle regole, o si danno delle regole, o anche
la democrazia costituzionale organizza democraticamente la vita interna dei partiti, perché effettivamente noi sappiamo che è un po' un paradosso. Ti do ragionare su questo spunto bobbiesco, no? Bobbio, la definizione minima di democrazia è la democrazia delle regole. Paradossalmente queste regole non valgono all'interno dei partiti. Ma su questo punto, e poi magari tocchiamo quelle tre questioni. Vorrei risponderti subito brevemente su questo paradosso. Un grande scienziato politico che si chiama Schacht Schneider nel 1942 prime, poi più tardi, diciamo 42, il primo grosso libro sulla democrazia e i partiti, dice che le democrazie sono fondate sui partiti, che i partiti fanno la democrazia. E dice anche, importantissimo, il paradosso nel quale le democrazie rappresentative vivono, del quale vivono e che non devono risolvere, è che hanno bisogno, per esistere, di istituti che non sono completamente democratici. Cioè di istituti che hanno una base oligarchica, vuol dire i pochi, no? Che governano i pochi, che non includono tutti, che quindi escludono alcuni, anzi la maggior parte, e che organizzano il lavoro non tanto per essere, diciamo, aperti al mondo e completamente trasparenti, hanno bisogno di un elemento di ombra per sviluppare le loro strategie, per definire gli alleati o meno, per anche fare giochi che vincano contro un competitore. Quindi è una situazione molto interessante, che vuole la trasparenza ma non completa, che vuole un pubblico ma non essere completamente aperti all'occhio pubblico. E quindi è come se la democrazia debba riconoscere, quella diciamo rappresentativa ovviamente, riconoscere che senza un elemento o una struttura delle istituzioni che non sono profondamente democratiche, senza di quelle non vive. Secondo me questo paradosso c'è e deve rimanere, ed è la vita della democrazia. Bene, allora, no, mi hanno colpito due frasi, due riferimenti al suo discorso. Uno rispetto a Draghi e al governo, perché questa inchiesta è nata, se non ci fosse stato Draghi probabilmente non saremmo qui questo pomeriggio. Draghi, l'esperienza del governo, non è una personalizzazione, diciamo così. No, il modo ancora mi offende. Ecco, su questo io direi ancora una parola, perché tu con il gruppo di Libertà e Giustizia, Zagrebelsky, avete fatto un manifesto, apertamente, senza timore, avete preso una presa di posizione molto chiara, nel senso che nel modo come è nato il governo Draghi, pur essendo dentro la prassi, almeno la prassi delle nostre democrazie, c'è qualche cosa che non funziona. Lo direi in una battuta, in modo che risulti chiaro, diciamo così. Il documento di Libertà e Giustizia è un documento collegiale, e non, insomma, ognuno poi pensa, lo analizza e lo sviluppa in maniera diversa, ispirato ad un articolo scritto da Zagrebelsky su Repubblica, molto come Zagrebelsky, un linguaggio ricco, articolato, che però lasciava trasparire una cosa molto chiara, ovvero per noi abbiamo assistito, e questo nemmeno probabilmente nel caso di Monti noi abbiamo assistito ad un governo che si crea senza nemmeno un Parlamento che manda in minoranza il precedente. Cioè il governo Conte non si è presentato in Parlamento a chiedere la fiducia o no, ha dato il Parlamento, ha detto che avrebbe aperto le consultazioni per chiarire, per risistemare quel governo col Presidente, ne è uscito e non è più entrato nelle istituzioni e in Palazzo Chigi. Questo è un fatto incredibile, cioè il voto parlamentare non c'è stato.
si è dichiarata una crisi extra, fuori dal Parlamento, ed è stata gestita dall'attore, che è il Presidente della Repubblica, grande Mattarella, nessuno discute su questo, però la figura non di Mattarella, ma della Presidenza ha acquistato a quel punto diciamo una forza, un potere che è superiore a quello che noi avevamo fin lì visto. Ora, quel modo offende, non può non offendere, perché il Parlamento non c'è stato, non è stato quasi disautorato, è stato fuori dai giochi, è stato fuori dai giochi completamente, anche perché, però, queste sono tutte impressioni, quindi non è la norma, è l'impressione. L'impressione è che si fosse già decisa l'epilogo e che quelle consultazioni fossero veramente come la foglia di fico, se vogliamo essere veloci e espliciti. Era già preparato il piatto di portata e quello serviva soltanto a giustificare che il piatto venisse servito prima possibile, perché non c'erano cuochi altrettanto bravi. Benissimo. Allora, avviandosi verso la conclusione, l'altra frase forte che mi ha colpito è: partecipare vuol dire stare da una parte, no? E qui per noi viene in campo la sinistra. E ti farei un trittico di domande: ma dov'è la sinistra? C'è la sinistra nei partiti, c'è nella società. Stare da una parte, ma come si fa a stare da una parte se non ci sono le parti? Le parti ci sono sempre, anche se non sono istituzionalmente definite. Quando io dico, quando io esprimo un giudizio e dico è, non è, già mi schiero, già sono da qualche parte. Il giudizio è la espressione di un volere o non volere, di un preferire o non preferire. Non possiamo fare a meno come esseri umani, questa è la politica, no? E siamo infatti zoon politikon per questa ragione, perché la nostra mente e quindi il nostro modo di ragionare ci porta sempre a sviluppare giudizi e quindi a stare da una parte all'altra. Che sia la sinistra di ieri, quella non c'è più, ma ci sarà una sinistra ben diversa, cioè coloro che vogliono una scuola pubblica tutta privatizzata, coloro che vogliono una sanità che sia privatizzata, ma sono parti, no? Io dico di no. E sto già da un'altra parte. Il problema è che chi è che rappresenta queste parti? Questi non ci sono in maniera esplicita. Secondo me nella cittadinanza c'è più esplicitazione che non nelle rappresentanze o chi rappresenta la cittadinanza. C'è una piccola piazzola a Bologna, una città medievale, la piazza ipermedievale, che si chiama Prendi Parte, una vecchia famiglia. Erano molto faziosi, come sai, i comuni medievali. Prendere parte vuol dire due cose, cioè stare insieme a qualcuno e quindi partecipare insieme ad altri di un processo, ma vuole anche dire prendere una parte. La democrazia è l'unico sistema politico, ecco Bobby di nuovo, che ci consente tranquillamente in pubblico, senza timori, e quindi in una situazione di tolleranza e di accettazione, di prendere le nostre parti. Che siano di sinistra o di destra, che siano di centro o nord, ma noi comunque le parti le abbiamo. Il problema è che non ci sono i rappresentanti di queste parti, ma le parti ci sono nella società e si esprimono con le rivolte, con le ribellioni, con le manifestazioni, che non ci possono piacere a volte, però ci sono. Allora, l'ultima domanda, la rivolgo attraverso un articolo della stessa Nadia Urbinati, uscito sabato 24 aprile 2021 sul giornale Domani in prima pagina. E questa conversazione è stata interessante anche per i numerosi riferimenti a Schumpeter, Kelsen, Bobbio, Manin, gli autori che abbiamo richiamato. Siccome poi queste conversazioni resteranno in un archivio del Centro Studi Piero Gobetti, quindi cercheremo di valorizzarle anche per gli studenti, le studenti.
Uno degli autori, e qui torniamo a Gobetti, torniamo al punto di partenza, diciamo così. Devo dire la verità, non mi ero reso conto che tu lo citavi fin dall'inizio di questo articolo, ma cade veramente perfettamente. Di cui si è occupato è John Stuart Mill, cioè, che è uno degli autori, dei Più classici del amati, liberalismo sì. più amati da te, da noi, da Gobetti ha uno dei grandi libri di Mill, La libertà, è stato pubblicato in Italia da Piero Gobetti nel Con 25, l'introduzione di Luigi Einaudi. con la professoressa Luigi Einaudi. Qui siamo veramente a casa nostra. Tu hai dedicato un libro. E questo articolo che si intitola, e ti chiederei di prenderti qualche minuto e poi salutiamo le nostre amiche e i nostri amici, si chiama Così le donne aprono la strada verso la politica del futuro. E vorrei leggere l'incipit, no? Suggeriva John Stuart Mill che prima di concludere che la politica non fa per le donne e le donne per la politica, occorre dare loro una opportunità. Ecco, la politica del futuro la scriverete voi? La scriveranno le donne? Però l'opportunità di poter cominciare a scriverla, sì. Cioè, lui ha scritto quel libro nel 1861, pubblicato nel 1869. L'ha tenuto nel cassetto 8 anni perché temeva che fosse troppo avanzato. Non voleva rovinare la causa, lo tenne lì fermo. Ora siamo ancora invece qui a discutere sul numero delle donne, su perché è così difficile avere una donna candidato sindaco, su perché è così difficile avere una donna candidato presidente del Consiglio. Non ne abbiamo avuta una, presidente della Repubblica, ma è così difficile. Allora io non dico che, per carità, fare delle quote che siano speciali per le donne, ma io vorrei che gli uomini non avessero più quote. Cioè, gli uomini hanno tante quote, hanno una quota enorme. E quindi Troppo. come si fa ad abbassare quella quota per pareggiare con l'altra quota? Ora, non c'è nessuna, diciamo così, la regola democratica non dice chi deve essere il giocatore, uomo o donna. Ti presenti, partecipi. Tuttavia, noi abbiamo un Parlamento e la rappresentanza è una cosa un po' complicata, non è solo istituzione, ma è anche percezione, è anche sentimento, è anche identificazione. Quindi se noi guardiamo il Parlamento da fuori, immagina di stare a volare sopra il Parlamento italiano scoperchiato e lo vedesti tu e tu vedi solo maschietti. E dopo vuoi dire, ma insomma, che paese è questo? Hanno soltanto uomini? Cioè, c'è bisogno di avere una rispondenza tra Parlamento e Paese. Ora, in Parlamento adesso ci sono circa 17-18% di donne nel Parlamento italiano rispetto ai parlamenti dei paesi del nord, sono la metà, insomma, di quello che potrebbe. Perché questo blocco? E occorre quindi aprire queste porte, anche perché è un rinnovamento in sé che è comunque positivo. È comunque positivo. Si possono avere le quote? Beh, insomma, in alcuni mestieri e situazioni sì. Per esempio, anche nelle liste, per le elezioni amministrative, quindi non per fare legge, che questo sarebbe impossibile, e sì, i partiti che non hanno donne nelle loro liste vengono penalizzati, lo sappiamo. Ci devono essere, ma non è sufficiente come si vede. La Francia ha adottato una politica ancora più chiara, che è la politica della parité, cioè i partiti devono avere tanti uomini quanto donne e in cambio ne va del loro finanziamento. Noi abbiamo anche tolto il finanziamento ai partiti, non possiamo nemmeno più penalizzare quel finanziamento perché tanto sono tutti partiti privati. E quindi più privati sono, è più difficile per le donne. Perché c'erano di più donne quando c'erano i partiti organizzati? Perché la politica non era costosa per loro. Adesso, se tu vuoi essere eletto, devi trovarti chi ti finanzia, perché i partiti non sono più lì. E quindi questo significa che è più penalizzante per le donne. E poi, infine, quando sento definire le donne, ah, insomma, loro, vanitose, vogliono ambiziose, ma certo. E perché no? Perché un uomo
non è un problema se è ambiziosa una donna, è un problema. E poi chi fa carriera politica, come chi fa ogni carriera, vuol fare le cose bene, vuole essere riconosciuto. Io voglio essere riconosciuta per quello che faccio, lavoro tanto. E così una politica lavora, deve essere riconosciuta. Non c'è nulla di male nell'essere, diciamo, desideroso di riconoscimento. Se questo vale per gli uomini, varrà anche per le donne. E in ogni caso, che ci sia un mondo plurale, e qui è mille, che ci sia un mondo plurale è già una condizione migliore, perché ci consente una migliore possibilità di scelta. Facciamo anche un discorso di questo tipo. Grazie Nadia, grazie di questo contributo e dei contributi che darai a quest'anno speciale del nostro Centro Govetti, perché quest'anno, il 2021, per noi è un anno importante, il centro compie 60 anni e tu hai conosciuto, hai lavorato con la nostra Carla Gobetti, sì. Insieme a lei, voglio ricordarla insieme a te, il lavoro che ha portato a introdurre Gobetti nel mondo anglosassone. Nadia Rubinati lo ha fatto insieme a Carla Gobetti e col contributo fondamentale di Carla. E non solo sono i 60 anni del centro, sono anche i 120 anni di Piero Gobetti, della nascita, e quindi con questi appuntamenti più generali del lavoro dell'istituto nell'anno, io saluto te, chi ci ha seguito, e ricordando che la nostra serie prevede, prima dell'estate, ancora due incontri con Francesco Pallante sulla democrazia diretta e Stefano Petrucciani sulle trasformazioni della politica. Quindi io ti lascerei salutare gli amici e così. Certo, con grande piacere. Saluto gli amici del centro e gli amici di Torino che frequentano il centro e da tutta Italia che attraverso online, che non è male in questo caso, partecipano alla vita dell'istituto, e naturalmente al grande Pietro Polito, perché ha dato la vita per questo istituto e anche per la raccolta di documenti di Bobbio, non solo, cioè, c'è tutto un lavoro dentro e legato al centro Gobetti, che è parte della nostra storia nazionale, prodotto luogo dove ci sono praticamente incunaboli di tanta parte della nostra della politica attiva del nostro paese, liberale, socialista, e non solo, e quindi insomma è un luogo particolarmente caro a tutti noi, credo, e mi fa anche piacere poter ricordare, appena lo potrò, è vero, il 120esimo anniversario della nascita di Piero Gobetti, che è anche l'anno questo, insomma, col centro e con lui. Io vi ringrazio tantissimo, è stato un bellissimo pomeriggio. Perciò mi avete fatto pensare molto. Grazie a te e arrivederci. Arrivederci. Allora. Ciao.